Eccoci qui ragazzi, ciao a tutti e benvenuti su Gamer Loop in questo secondo episodio di Broken Sword, la profezia dei Maya. Iniziamo a vedere che cosa dobbiamo fare mentre aspettiamo che arriva Lubinò. Iniziamo parlando con questo signore seduto al tavolo. Mi scusi, ma io non l'ho già vista. Eh? C'era anche lei il giorno che trovai le catacombe. Dici a me? Ah, è vero, mi ricordo di lei, sì. Bene, fa ancora parte delle forze di polizia? No, non più. Mi godo la vita adesso. E cosa la riporta a Parigi? Ok, abbiamo due opzioni. Parlare di Nicole o di Lubinò. Iniziamo con Nicole. La mia ragazza. Ah, non c'è niente di meglio che essere giovani e innamorati. Vuole dividere una bottiglia di vino con me? Mi piacerebbe davvero, ma ho bisogno di mantenermi lucido. Ah, ma questo significa che la mia compagnia non le garba. Ok, possiamo andare avanti con molte opzioni, ovviamente le analizzeremo tutte. E non so se l'avete riconosciuto, questo era lo sbirro che abbiamo incontrato nel primo Broken Sword, il giorno in cui il nostro George ha trovato le catacombe sotto questo tombino che vedete qui in basso a destra. Adesso iniziamo ad andare avanti e cerchiamo di capire un po' di che cosa possiamo parlare con questo signore. Perché ha lasciato la polizia? Sono stato costretto a dare le dimissioni. Doveva essere una semplice stretta di mano molto amichevole e loro si sono presi tutto il braccio. Com'è successo? Mi hanno impiegato come capro espiatorio per coprire l'inefficienza del dipartimento. Ha sentito parlare del professor Hubier? No, monsieur. E questo nome non mi dice nulla. Pare che sia un vero esperto di arte maya. Ma sono argomenti sui quali non ho mai avuto modo di investigare, monsieur. Se fosse stato un serial killer o un sodomita, allora sì che le sarei stato d'aiuto. Ok, non sa chi sia Hubier. Finiamo le varie opzioni. Cosa mi può dire di un dardo come questo? Mi ricordo un caso in cui la vittima venne uccisa con un ordigno simile. Il terribile veleno fece effetto in pochissimi secondi, facendo gonfiare tutto il corpo come fosse un gommone. Ok. Le dice nulla questo ritaglio di giornale? Cibo preconfezionato per lavoratori in scatola? No, mi riferisco all'articolo poco sopra. Ah, eclissi totale del sole. Beh, mi sembra molto meno interessante. Le eclissi non le ho mai sopportate, come la geometria del resto. Non le dice niente questa annotazione. Grazie alla mia esperienza di tutti questi anni, ho acquisito un'eccellente capacità d'analisi della calligrafia. Direi che è stata scritta da un tipo piuttosto instabile e ossessionato, con un marcato complesso d'Edipo. Ehi, ha colpito in pieno. Mancava solo la coda di cavallo. Ok, abbiamo terminato le varie opzioni e adesso qui ci fa vedere che possiamo prendere qualcosa, dal tavolo, ma aspettiamo ancora un attimo e proviamo a parlare con il cameriere. Oh, garçon! Mi ignorava. Sono certo che lo faceva deliberatamente. Ok, ci ha ignorato, io questa cosa me la ricordavo. Qua nell'inventario abbiamo le solite cose che avevamo nel primo episodio. Proviamo a richiamarlo. Ehi tu! Eh? Vorrei una tazza di caffè, se non ti spiace. Appena avrò finito di servire questo gentiluomo. Non c'era nient'altro che volessi domandare al gendarme. Ok, quindi le opzioni sono veramente finite. E adesso arriva il nostro caffè. Un caffè. Grazie. E possiamo fare delle domande anche al cameriere, cosa che faremo. Conosci un ragazzo di nome André Lubinò? Sì, perché? Avrei dovuto incontrarlo qui, ma non lo vedo. No, oggi non si è fatto vedere. Hai sentito parlare di un certo professor Hubier? Sì, ha sposato quell'attrice, la piccola scoiattolina. Boh, una volta si vedevano spesso l'eccentrico professore e la star del cinema. Se la moglie di Hubier era una star,
Come mai io non l'ho mai sentita nominare? Era famosa qui in Francia. Il mondo non finisce a Hollywood. Il suo nome d'arte era Carole Climax. È deceduta in circostanze sospette. Com'è morta la moglie di Ubi? Gira voce che lui le abbia sparato. E l'ha fatta franca? Aveva un buon avvocato e un alibi a prova di bomba. Perché un personaggio pubblico di primo piano come Ubier avrebbe dovuto rischiare tutto per un omicidio? Non sarebbe il primo, non crede? Capita spesso che persone come lui vadano fuori di testa. Conosci quell'uomo? Direi, è uno dei clienti più assidui. Guarda qua, un dardo avvelenato. Oh sì, certo. Non sto mentendo, ha steso la mia ragazza in una manciata di secondi. Romantico, un vero e proprio colpo di fulmine. È tutto. Grazie. Ok, abbiamo finito anche le opzioni con il cameriere e adesso ecco che arriva André Lupino. Abbiamo scoperto delle cose interessanti su lui. È davvero una sorpresa, Giorgi. Non ti avrei mai chiamato in circostanze normali. Ma Nico è nei guai, André. Temo che si tratti di un problema serio. Mi devi aiutare a ritrovarla. Cosa? In quale casino l'hai trascinata stavolta? Sei stato tu a raccomandarle il professor Ubier come esperto di arte maya. E adesso il suo maggiordomo l'ha rapita, oltre a tentare di uccidermi. Ogni volta che ha a che fare con te c'è qualche problema. Uscire dalla sua vita è stata la cosa migliore che tu potessi fare. Mio padre era in fin di vita, non avevo altra scelta. Comunque, quando tornò dai suoi vecchi amici, si riprese immediatamente. Piantala, André. In questo preciso istante Nico è in pericolo e noi dobbiamo lavorare insieme, che ti piaccia o no. E io cosa potrei fare? Nico doveva parlare a Ubier di una pietra. Oh, intendi questa pietra? È quella la causa di tutti i guai. Esattamente. Nicole mi ha detto di custodirla a costo della mia stessa vita. Vale decisamente molto di più. Oh, davvero divertente. L'unica cosa divertente è che la tua vita adesso è appesa a un filo. Di cosa diavolo stai parlando? Quella pietra è un manufatto maya, fantoccio. E l'uomo che ha rapito Nico proveniva dall'America Centrale. Era la pietra quello che a loro interessava. Oh mio Dio, vuoi dire che anch'io sono in pericolo? Bene ragazzi, stiamo scoprendo delle cose veramente veramente interessanti e adesso abbiamo diverse opzioni di cui parlare con Lubino. Ragazzi, gira tutto attorno a questa pietra e, come suggerisce il titolo di Broken Sword 2, ad un manufatto maya. Iniziamo a vedere un po' che cosa viene fuori. Cosa pensi che significhi l'intaglio sulla pietra? Non saprei, non l'ha fatta vedere a nessuno. Perché non la dai a me? Non voglio la tua morte sulla coscienza, George. Dove l'ha presa la pietra, Nico? Non sono sicuro di potertelo dire. Certo che puoi. È una storia che ha a che fare con il contrabbando. Perché Nico non ha portato la pietra a Ubier? Non lo so. Probabilmente sospettava qualcosa di simile a ciò che è poi effettivamente accaduto. Se le è successo qualcosa, André, spezzerò ogni singolo osso del tuo corpo. Questa è la tua tipica reazione. Credi che non mi importi nulla di quello che potrebbe accadere a Nicole? All'improvviso mi venne in mente che quel verme non aveva ossa da rompere, ma preferì tenere questa considerazione per me. Parlami del tuo amico Ubier. Si tratta di una conoscenza professionale, non di amicizie. Capisco, quindi tu sai niente di lui? No, davvero. Sai se Ubier ha assunto un uomo proveniente dall'America Centrale? Può darsi, non lo so. Cosa pensi che sia, André? Non ne ho idea. Ti darò un indizio. Ha più spina dorsale di te. Pensi di essere spiritoso, vero? Cosa mi sai dire di questo vaso? Deve essere centro o sudamericano. Ho un amico che potrebbe darti qualche ulteriore ragguaglio. Dove lo posso trovare? Possiede un'esposizione sulla Rive Gauche, la Galleria Gliese. Dai un'occhiata qui, André. È un documento bancario.
Sì, è l'estratto conto del professor Hubie. 5 massicci ritiri di denaro nel giro di 3 giorni. Tutti da uno sportello automatico a Marsiglia. Quanto meno singolare, direi. Penso che le tue condizioni mentali siano peggiorate ulteriormente. Ci vediamo. Addio, Giorgi. Ok, ragazzi, il nostro incontro con Lubidoo finisce qui. Ed abbiamo scoperto 2 delle location che dovremo visitare. Ne ho abbastanza dei suoi giochetti con l'art. Mi dica, che fine ha fatto la mia pietra? Pensavo che si limitasse al traffico di cocaina, Karzak. Perché quella pietra le interessa tanto? Basta! O mi dice quello che voglio sapere, o sarà Pablo a farla parlare. Ok, pensavo che qualcuno all'università sarebbe stato in grado di darmi una mano. Così ne parlai con una mia amica, la quale mi disse che il suo fidanzato era un professore. Io mandai la pietra al Dipartimento di Etnologia. Sa, pensavo si trattasse di un oggetto di origine sudamericana, quindi... Non mi crede, vero? Ne ho abbastanza! Non ho tempo da perdere per stare qui a sentire le sue stupide farneticazioni. Le darò l'opportunità di rifletterci sopra. Sono certo che domani mattina avrà ritrovato la voglia di parlare seriamente. Ok, ragazzi. Abbiamo visto che Nicole è stata presa ed è intrappolata da qualche parte. Però prima di partire con la nostra ricerca e passare alla nuova location, abbiamo ancora qualcosa da fare qui. Sono comparse altre opzioni di cui parlare con il gendarme. E non le manca il mestiere di gendarme? Ah, certo che sì! Quando indossavo quell'uniforme tutti mi rispettavano! E adesso non più. Ok. Provando la fiaschetta, rimasi stordito da un intenso odore di assenzio. Una potente e illegale bevanda alcolica. Siamo riusciti a prendergli qualcosa, ovvero la bevanda all'assenzio. Adesso la fiaschetta, scusate. Era la fiaschetta che avevo sottratto al gendarme. Ok. E vediamo che cos'altro possiamo dirgli. Mi scusi. Cosa? Non ha provato a ricorrere contro l'ingiustizia del suo allontanamento? Non avevo scopo. Era la mia parola contro quella dell'ispettore capo. E lui era un carissimo amico del direttore del museo dove ero di onda. Altra location presente nel primo Broken Sword. Mi lasci in pace! Ok, e non possiamo parlare più con il gendarme. Mi lasci in pace! Perché adesso, disperato in questo modo, lui non ha più voglia di parlare con noi. Però è stato proprio grazie a questo che siamo riusciti a prendergli la fiaschetta. Desidera qualcos'altro? Che ne dici di un bicchierino di assenzio? Oh no, ho visto gli effetti che può avere su di un uomo. Lo guardi, solamente 6 mesi fa era un gendarme. Adesso connette a malapena, poveraccio. Era come quando lo avevo incontrato l'ultima volta. È tutto. Grazie. Ok, ragazzi, abbiamo completato tutte le opzioni possibili. Mi scusi. Cosa? No, possiamo ancora parlare di qualcos'altro. In quale museo prestava servizio? Il Grün! E non era neppure stato rubato! Chissà cosa! Solo uno stupido treppiede! Quel treppiede che ho restituito poche settimane dopo. Ok. Mi scusi. Colpa nostra, ragazzi. Mi lasci in pace! Desidera qualcos'altro? Non avevo nulla da dirgli. Ok, ragazzi, abbiamo effettivamente finito tutto. Qua c'è il tombino, proviamo a vedere che cosa ci dice a riguardo di questo tombino che conosciamo bene. Perché l'abbiamo visto nel primo Broken Sword. Non avevo alcuna intenzione di scendere nelle fognature. Non avevo alcuna intenzione di scendere nelle fognature. Ok. E infatti... Faceva troppo caldo per sedere dentro al caffè in una giornata estiva. Adesso avevo un'altra pista.
Potevo sia visitare la galleria Gliese, sia tornare alla dimora di Ubie. Che cosa ci conviene fare? Dovremmo poter fare entrambe le cose, ma la nostra direzione dovrebbe essere la galleria. Per curiosità voglio tornare un attimo alla casa di Ubie e vedere se c'è qualcos'altro. Era chiusa. Questa è chiusa e con la chiave non dovrebbe essere possibile aprirla. La chiave di casa non apriva quella serratura. Esattamente. Non c'era nessun altro a cui volessi telefonare. Perfetto. E allora, adesso, ragazzi, avevo una scelta: il Caffè de Montfaucon o la Galleria d'Arte. E torniamo. Andiamo, scusate, alla Galleria d'Arte. La Galleria Gliese aveva stile e classe, ma pochissimi clienti. Ok ragazzi, questa è una location molto molto importante, una location chiave che ci porterà a scoprire dei dettagli importantissimi su Ubie e che da qui in poi ci porterà ad esplorare moltissime parti nel mondo. Al prossimo episodio, ragazzi.